calcio, una tribuna, spogliatoi ed uffici. Eccolo qui il progetto preliminare per la ricostruzione del Philadelphia, così come l'ha approvato il CDA della Fondazione. Altresì è un tenuto per far partire il conto alla rovescia per la rinascita del Philadelphia come un grande turismo. Su piatto ci sono gli 8 milioni di euro, frutto delle quote promesse da Comune di Torino, Regione Piemonte e Torino Football Club. 3 milioni e mezzo a testa dai bilanci di Palazzo Civico e Regione, 1 milione dal portafoglio del presidente Urbano Cairo. Il progetto verrà ora trasmesso al Collegio dei Fondatori per il voto finale, poi si potrà aprire il bando per l'assegnazione dei lavori. La strada però non è tutta in discesa. Il sindaco Piero Fassino ha si fissato nel 15 maggio il paletto ultimo per presentare piano finanziario e progetto preliminare, ma in Sala Rossa non mancano le voci contrarie, dal grillino Bertola che a gennaio denunciava che i 3 milioni e mezzo per il Philadelphia non erano ancora stati inseriti a bilancio, ad alcuni esponenti del PD particolarmente critici verso le scelte dell'assessore allo sport Stefano Galli. E poi c'è chi storce il naso davanti all'ipotesi di un progetto che tiene in poco conto le radici storiche dell'impianto e il suo legame con la squadra. Primo fra tutti Domenico Beccaria, rappresentante dei tifosi in consiglio di amministrazione. Quanto fino ad ora ipotizzato riguarderebbe solo il Torino Football Club, soggetto privato cui spetteranno gestione e manutenzione di un impianto costruito in gran parte con fondi pubblici. Non si facendo poi alle aree commerciali su via Giordano Bruno, ma soprattutto non c'è traccia degli spazi per il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, oggi ospitato nelle sale di Villa Claretta Grugliasco. Senza contare che la scorsa estate il concorso di idee per il nuovo Philadelphia aveva anche decretato il progetto vincente. Un conto alla rovescia, quello del Philadelphia che verrà, che inizia con il piede sbagliato e rischia di zoppicare.